Salve, eccoci qui, siamo oggi nell'alcova di Laura Alessandroni, che è un'artista e fa davvero tantissime cose. Siamo qui praticamente riempiti da tutte le sue creazioni. Buonasera Laura. Ciao, ciao Giovanni. E niente, questa è la mia taverna che io adesso ho trasformato in un laboratorio, e quindi qui praticamente faccio tutte le cose che mi piacciono. A me è sempre piaciuto dipingere, sin da bambina dipingevo, e ho fatto scuola d'arte e niente, e quindi mi piace trasmetterlo anche agli altri. Infatti vado anche dai ragazzi diversamente abili in Darsena Romana a fare i lavorettini, e anche con un'altra associazione di cui faccio parte che si chiama Nessuno Escluso, che cerchiamo di praticamente di riunire tutti quanti, cioè nel senso, infatti lo dice stesso la parola, nessuno escluso, sia i ragazzi diversamente abili che abili, si lavora tutti insieme, sia nei lavoretti manuali, sia per la danza terapia, per tante attività che facciamo. Io nel 2003 prima dipingevo tantissimo, poi nel 2003 mi sono fermata perché ho dovuto fare la cranioterapia e quindi mi sono un po' bloccata. Però questa cosa che mi sono bloccata perché non potevo adoperare più materiali tossici mi hanno dato modo di sperimentare il colore, perché poi ho cercato di non adoperare più cose tossiche e sono riuscita inconsapevolmente, perché di chimica non ne capisco nulla, a far diventare la stoffa idro, ce ne stiamo vedendo per l'appunto, cioè le stoffe. Praticamente che non si attacca a nessuna macchia. Non sono capace a cucire benissimo, questa è stata una prova, ho fatto un vestitino, sono partita dalla licra bianca, che è questa qui, e poi le dipingo. Qui ho fatto un vestitino fatto da me, quindi si vede, non è che sono stilista io, perché sono capace a dipingere ma non a cucire, però questo è antimacchia, non si macchia, quindi ho pensato che ci si potrebbero fare i divani ricoperti, i camici per i dottori, si potrebbero fare tante cose, anche per la piscina qualcosa. E poi quando queste stoffe, dopo vari trattamenti che io faccio, diventano morbide, al tatto diventano morbidissime quando vengono. Eccoci, venite vicino ma non troppo, perché qui sto facendo una cosa che è pericolosa. Stavo scherzando. Questa è la stoffa che ho dipinto. E praticamente io non è che ci sono arrivata perché non sono brava in chimica, però ci sono arrivata perché volevo riuscire a fare qualche stoffa un po', diciamo, scolorita, farla un pochetto sfumata. E allora dico, adesso uso la varacchina, e la varacchina dopo un po' macchia. Praticamente poi ho scoperto che non mi attaccava. Però non è che io in chimica non ci capisco nulla. Veramente ho pensato che sto riuscendo anche sul cotone, perché qualche cotone anche mi ha fatto la stessa cosa. La licra sono sicura al 100% che non macchia con la varacchina. Se dopo un po', se voi vedete, dopo un pochettino le altre stoffe con la candeggina macchiano tutte. Invece questa non si attacca, può stare anche delle ore, sì. Così che non si... Ho provato con il sugo, ho provato con il caffè, ho provato nel sangue, però senza tagliarmi l'orecchio come Van Gogh, Cioè mi ero praticamente tagliata inconsapevolmente, e ho visto che anche il sangue andava via, quindi non si toglie tutto. E come vedete, dopo un po' di tempo praticamente la candeggina fa questi danni. Quello prima era viola, adesso è diventato un rosso, diciamo così, porpora, per cui è cambiato decisamente di colore e si vede abbastanza facilmente la differenza. Qui blu era e blu è, si capisce nemmeno ad occhio qual è la parte bagnata e qual è quella asciutta. Io dopo tanti passaggi, meno male che me li sono scritti, perché questo è un lavoro che ho fatto durante finita la chemioterapia, perché le sorelline avevano paura, quindi avevano buttato tutte le cose tossiche, quindi adopravo soltanto materiali non tossici, e poi ho scoperto questa cosa e io ho pensato che potrebbe diventare un marchio per Civitavecchia. Quindi mi piacerebbe che qualcuno se ne interessi, perché io diciamo che la chemio mi ha lasciato un po' di strascichi, ho una malattia alle ossa, quindi andare a Roma, pensare al brevetto mi stressa un po', però mi piacerebbe portare avanti questa cosa con le mani. E lì vediamo anche una bella sedia. Sì, questa bella sedia apparteneva a una signora, una vicina di casa, che l'aveva gettata, ma io l'ho ripresa perché mi piacciono le cose vecchie poi da aggiustare e creare qualcosa di nuovo. E così ci ho fatto la sedia primavera, perché
Per me, infatti, come vedete in questa taverna c'è un po' di primavera, un po' di Natale, un po' di tutto, perché c'è il mare, perché e qui è sempre, ogni giorno è Natale, Pasqua, per me è tutto. Come è nata l'ispirazione di crearla proprio così, con il cappello, con il centrino, vediamo anche sopra la sedia? Perché ho utilizzato le cose che avevo e poi le ho messe tutte insieme, ho pensato di fare la primavera per la vetrina di Ciacco e si gira. Ecco, noi del Girasole siamo sbarcati nel tavolo natalizio, forse ci vedete un po' al buio, però forse è meglio così perché si vedono ancora meglio queste bellissime decorazioni natalizie, Laura. Ecco, questi sono barattoli che io ho pensato che possono essere carini come centrotavola, perché poi ci ho messo delle batterie, quindi vedete che sono collegate con delle ecco, pile sotto al tappo, però è carino perché ho pensato che uno le può mettere al centro tavola e poi sopra ci può mettere l'antipasto, così rimane il tavolo illuminato ed è carino. Ci ho scritto i nomi per ognuno delle persone che amo. Salutiamo Loretta. Ciao Loretta. Ci sono per tutti, quindi chiunque viene a casa mia, gli amici che vengono, ognuno ha il suo barattolino. Sono veramente adatti, poi vediamo anche dei bei disegni corredati su questi barattoli e poi anche una specie di presepe che fa sì, capolino. Sì, infatti ci ho fatto proprio il presepe, forse si vede poco, è da finire. E poi può essere usato, Giovanni, anche per una serata romantica.